Il testo masoretico, la Settuaginta e gli scritti di Qumran riportano tutti lo stesso identico testo? Oppure ci sono delle differenze testuali fra queste tre versioni della Bibbia ebraica, ovvero Antico Testamento? Se ci sono delle differenze testuali, quanto sono importanti? Scopriamolo insieme. Precedente abbiamo introdotto quattro esempi del tema delle differenze testuali tra il testo masoretico, la Settuaginta e gli scritti di Qumran. Abbiamo notato come spesso le tre versioni della Bibbia ebraica o Antico Testamento per i cristiani cambiano fra di loro. Abbiamo visto che queste varianti includono delle piccole parole, delle aggiunte o delle espansioni testuali, a volte dei veri e propri aggiustamenti testuali per adattarli alle convinzioni teologiche del momento. Ci siamo resi conto dell'importanza e della ricchezza nell'avere queste tre versioni dei testi ebraici, dato che ci aiutano ad avvicinarci per quanto più possibile possiamo ai testi originali. Originali, ricordiamoci, che non abbiamo. Dunque, se vi siete persi il video precedente, beh, vi consiglio vivamente di andarlo a vedere. In questo video ci focalizzeremo sul libro di Deuteronomio, dato che presenta delle differenze testuali davvero, davvero interessanti, alcune addirittura sostanziali. Il primo passo che andremo a vedere nelle tre versioni degli scritti ebraici è Deuteronomio 16:8. Un passo che tratta una regola specifica per la celebrazione della Pasqua ebraica. In Deuteronomio 16:8, nel testo masoretico, leggiamo: «Per sei giorni mangerai azimi, e il settimo giorno vi sarà una solenne assemblea per il Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro». La Settuaginta, così come il Pentateuco Samaritano, riportano che gli ebrei avrebbero dovuto mangiare del pane azimo per sei giorni e nel settimo giorno ci sarebbe stata una festa solenne per Yahweh. Le cose sono leggermente diverse quando andiamo a leggere gli scritti di Qumran. Nello specifico, in 4Q Deuteronomio C, leggiamo: «Per sette giorni del pane non lievitato mangerai, e nel settimo giorno ci sarà un'assemblea solenne al Signore tuo Dio. Voi non farete alcun lavoro in esso». Apparentemente sembra che ci troviamo davanti a un dilemma. Per il testo masoretico e la Settuaginta e il Pentateuco Samaritano, gli ebrei avrebbero dovuto mangiare del pane azimo per sei giorni. Secondo 4Q Deuteronomio C, invece, gli ebrei avrebbero dovuto mangiare pane azimo per sette giorni. Qualcuno potrebbe pensare che la maggioranza vince, dato che abbiamo ben tre versioni che attestano sei giorni contro una sola che ne attesta sette di giorni. In realtà non è proprio così, specialmente se guardiamo al contesto del verso 8 di Deuteronomio, capitolo 16. Al verso 3 dello stesso capitolo nel testo masoretico infatti leggiamo: «Con la vittima non mangerai pane lievitato, con essa per sette giorni mangerai gli azimi, pane di afflizione, perché sei uscito in fretta dalla terra d'Egitto». Anche la Settuaginta riporta al verso 3 che gli ebrei avrebbero dovuto mangiare il pane azimo per sette giorni. Colpo di scena! Va detto che i vari frammenti ritrovati a Qumran di Deuteronomio spesso confermano la lettura del testo masoretico. Molte volte, però, confermano la lettura della Settuaginta, che va contro il testo masoretico. Tornando al nostro verso problematico, quindi
è possibile che inizialmente Deuteronomio 16,8 riportasse che erano 7 i giorni per mangiare pani azimi e che quasi subito dopo il numero 7 fu cambiato con il numero 6 dagli scribi per non violare lo Shabbat, ovvero il sabato, il giorno di riposo. Oppure, un'altra possibile spiegazione di tale differenza fra le versioni è che il numero 6 fosse la versione più vicina all'originale e l'autore di 4Q Deuteronomio C aggiustò il numero riportandolo a 7 al fine di armonizzarlo con il verso 3. Come abbiamo visto nel video precedente, questa pratica di modifica e armonizzazione dei testi compare più volte negli scritti che sono stati ritrovati a Qumran. Alla luce di ciò, le probabilità aumentano che questo sia un caso di armonizzazione tra i versi 3 e 8 da parte dell'autore di 4Q Deuteronomio C. Se invece seguiamo la lettura del testo masoretico e della Settuaginta per i versi 3 e 8, questi si contraddicono, e si contraddicono anche palesemente. Il verso 3 riporta 7 giorni e il verso 8 riporta 6 giorni. In un video precedente abbiamo già affrontato il motivo per cui troviamo tali contraddizioni nella Torah, nei primi 5 libri della Bibbia ebraica. E se ancora non lo avete visto questo video, vi invito a farlo. Andiamo ad affrontare ora una variante testuale molto interessante. Stavolta la variante è davvero significativa. In Deuteronomio 32:8-9, nel testo masoretico, leggiamo: quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità. Questa lettura risulta essere un po' strana, ma comunque ci dice che l'Altissimo definì i confini dei diversi popoli secondo il numero dei figli di Israele. E poi ci dice che la porzione del Signore era Giacobbe, ovvero che il popolo assegnato al Signore era quello di Israele. Ora, se presumiamo che l'Altissimo e il Signore siano la stessa identica entità, sembra che Dio si stia autoassegnando il popolo di Israele. La lettura diventa un po' più chiara, ma soprattutto un po' più interessante, se prendiamo 4Q Deuteronomio J e la Settuaginta. In Deuteronomio 32:8-9, in 4Q Deuteronomio J, leggiamo: quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò il genere umano, egli fissò i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Dio. Perché la porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la sorte della sua eredità. Ancora una volta, colpo di scena. Adesso la lettura dei due versi sembra avere un po' più senso. Quando Elion, ovvero quando l'Altissimo definì i confini dei diversi popoli, assegnò a ciascuno dei suoi figli un popolo ben preciso. E a Yahweh toccò il popolo di Israele. Interessante, no? La cosa ancora più interessante è che tale lettura viene confermata anche dalla Settuaginta. In Deuteronomio 32, versi da 8 a 9, nella Settuaginta, leggiamo infatti: quando l'Altissimo spartì le nazioni, come disperse i figli di Adamo, egli fissò i confini delle nazioni in base al numero degli angeli di Dio, e il suo popolo Giacobbe divenne la porzione del Signore, Israele una parte misurata della sua eredità. Qualcuno potrebbe dire: aspetta, la Settuaginta però parla di una divisione in base agli angeli di Dio, non in base ai figli di Dio. Giusto, ma bisogna sapere che inizialmente i giudei identificavano gli angeli di Dio come figli di Dio.
Come detto poco fa, anche la Settuaginta conferma che la lettura di Elion, per essere un po' più precisi, Ho Upsistos, ovvero l'Altissimo, divise i popoli in base al numero dei suoi figli e che assegnò a Yahweh il popolo di Israele. Dato che sia 4Q Deuteronomio J che la Septuaginta sono due versioni molto più antiche rispetto al testo masoretico, è altamente probabile che i copisti modificarono il testo ebraico per adattarlo alla loro teologia del momento. Inoltre, è altamente probabile che la lettura di 4Q Deuteronomio J e della Septuaginta si avvicinino di più ai testi originali rispetto al testo masoretico, specialmente se consideriamo la prossima differenza testuale sempre nel capitolo 32 di Deuteronomio. Prima di vedere la prossima differenza testuale, se non volete perdervi altri video come questi, mettete un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanella delle notifiche. Inoltre, se volete saperne di più sul progetto e magari sui miei studi, potete visitare la scheda informazioni del canale. Ma ora andiamo a vedere la nostra prossima differenza testuale, che è sostanziale fra le principali tre versioni degli scritti ebraici. In Deuteronomio 32:43 il testo masoretico riporta: esultate, o nazioni, per il suo popolo, perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi, volgerà la vendetta contro i suoi avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo. A una lettura anche più attenta, questo sembra un classico canto di adorazione verso Yahweh. Tuttavia, se consultiamo lo stesso verso in 4Q Deuteronomio Q, leggiamo: rallegratevi, o cieli, insieme a lui, e prostratevi a lui, voi, dei tutti, perché egli vendicherà il sangue dei suoi figli e farà vendetta dei suoi nemici, e ricompenserà coloro che lo odiano ed espierà la terra del suo popolo. Affascinante, non è vero? A differenza del testo masoretico, in 4Q Deuteronomio Q, ad adorare Yahweh sono gli altri dei, non le nazioni. Inoltre, nel testo masoretico le nazioni vengono invitate a celebrare Yahweh perché questi avrebbe vendicato il popolo di Israele. In 4Q Deuteronomio Q, invece, gli dei vengono invitati a celebrare Yahweh perché questi avrebbe vendicato i suoi figli. Come abbiamo visto poco fa, l'espressione figli di Dio, per i giudei del primo tempio, veniva associata con l'immagine di figure celesti, angeliche. Dunque, è possibile che questo canto di adorazione descriva la celebrazione di Yahweh da parte di altri dei sulla base della vendetta di Yahweh in favore dei suoi figli, ovvero in favore dei suoi figli dei, probabilmente dei minori rispetto a Yahweh. C'è da dire che scene del genere non solo sono piuttosto comuni nel contesto dell'antico Vicino Oriente, ma compaiono anche altre volte negli scritti biblici. Ad esempio, il Salmo 82 ci dice che Yahweh giudica in mezzo agli dei, e il Salmo 95 ci dice che Yahweh era un grande re al di sopra degli altri Elohim, ovvero altri dei. Se doveste essere interessati al tema dell'einoteismo all'interno della Bibbia ebraica e vi siete persi il video dedicato, vi incoraggio ad andarlo a vedere. Ma andiamo alla Septuaginta e vediamo se la lettura di 4Q Deuteronomio Q può essere più vicina ai testi originali rispetto al testo masoretico. Sempre in Deuteronomio 32:43 e nella Settuaginta leggiamo: rallegratevi, o cieli, con lui e che tutti i figli di Dio gli rendano omaggio. Rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo e che tutti gli angeli di Dio
gli rendano forza, perché egli vendicherà il sangue dei suoi figli e si vendicherà e ripagherà i nemici con una sentenza, e ripagherà coloro che odiano, e il Signore purificherà la terra del suo popolo. Come abbiamo appena letto, ancora una volta la Septuaginta conferma la lettura degli scritti ritrovati a Qumran. Nello specifico, il testo della Septuaginta conferma quello ricostruito dal frammento 4Q Deuteronomio Q. Anche stavolta nella Settuaginta troviamo le espressioni di figli di Dio e angeli di Dio, che probabilmente venivano intese inizialmente come dei inferiori. Concludiamo questo video con un'ultima differenza testuale. In Deuteronomio 34, versi da 5 a 6, nel testo masoretico, leggiamo: Mosè, servo del Signore, morì là nel paese di Moab, come il Signore aveva comandato. E il Signore lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor. E nessuno, fino ad oggi, ha mai saputo dov'è la sua tomba. Grazie al contesto del verso 5, capiamo che il pronome lui si riferisce a Yahweh, quindi fu Yahweh a seppellire il corpo di Mosè. Giustamente i traduttori della Nuova Riveduta del 94 traducono il pronome personale al verso 6 con Signore, attribuendolo quindi a Yahweh. Dunque, da quello che leggiamo nel testo masoretico, di nuovo fu Yahweh a seppellire il corpo di Mosè. L'autore di Deuteronomio, infatti, ci dice che nessuno, fino al giorno in cui fu scritto il testo, sapeva dov'era la sua tomba. Spostiamoci ora sugli scritti di Qumran. In Deuteronomio 34, versi da 5 a 6, in 4Q Deuteronomio L, leggiamo: Così Mosè, servo del Signore, morì nel paese di Moab, secondo la parola del Signore. E loro lo seppellirono nella valle del paese di Moab, di fronte a Bet Peor. Ma nessuno conosce ancora oggi il luogo della sua sepoltura. Ebbene sì, secondo 4Q Deuteronomio L, furono gli israeliti a seppellire Mosè nella valle del paese di Moab. Non Yahweh, come ci dice il testo masoretico. Dato che passò del tempo fra l'ipotetica morte e sepoltura di Mosè alla stesura del libro di Deuteronomio, l'autore ci dice che nessuno sapesse con certezza il luogo della sepoltura. D'accordo, ma è possibile che questa possa essere magari una modifica dell'autore di 4Q Deuteronomio L? Cosa ci dice magari la Settuaginta al riguardo? Sempre in Deuteronomio 34, versi da 5 a 6, nella Septuaginta leggiamo: E Mosè, il servo del Signore, morì lì, nel paese di Moab, per mezzo della parola del Signore. E loro lo seppellirono a Gai, nel paese di Moab, vicino alla casa di Fogor. Ma nessuno conosce la sua tomba fino ad oggi. Sembra proprio che la Septuaginta confermi la lettura di 4Q Deuteronomio L. Sebbene la Septuaginta ci dà altri dati sulla sepoltura di Mosè, questa ci dice che Mosè fu sepolto da loro. Oltre alla Septuaginta, questa lettura viene anche supportata da diversi manoscritti del Pentateuco samaritano. Tirando le somme, fino a prova contraria, la versione che più si avvicina ai testi originali riporta che furono gli israeliti a seppellire il corpo di Mosè e non Yahweh, come riporta il testo masoretico. Detto ciò, vi lascio con alcune domande di riflessione. Se il testo masoretico risulta essere la versione più recente, spesso più ritoccata degli scritti biblici, se messo a confronto con la Septuaginta e gli scritti di Qumran, perché le Bibbie moderne continuano ad avere come base di traduzione il testo masoretico? Se gli scritti biblici venivano considerati ispirati, e perché però sono state fatte delle modifiche sostanziali, come
sostituire il termine dei, angeli o figli di Dio con figli di Israele. Infine, viste solo alcune delle modifiche apportate ai testi, come facciamo a sapere che non ci siano state altre modifiche testuali che oramai non riusciamo più a identificare, più a scindere dalle copie che abbiamo? Fatemi sapere le vostre riflessioni nei commenti e mentre riflettete su queste domande, ricordate, siate coraggiosi, continuate ad essere curiosi.